Siamo con Walter Lopez, ti aspettavamo da tanto tempo, no? C'è stato un piccolo problemino burocratico, fortunatamente sei arrivato qui nel ritiro dei Rossoverdi. Le tue prime sensazioni? Sì, pure io volevo essere qua già da qualche giorno, no? Però va bene, si è bloccata la situazione di ieri, niente. Sono molto contento di arrivare qua con l'entusiasmo dei compagni, oggi c'era anche... Io ho detto, bello, è arrivata tanta gente, ma mi hanno detto che oggi non c'entra niente con tutta la gente che arriverà questi giorni a guardare l'allenamento e niente, molto contento. Ieri sono arrivato verso le 2 di notte, però mi volevo allenare, sì che ho fatto tutto anche il mattino e niente, molto contento. Senti, sei il sesto uruguaiano della storia della Ternana Calcio. Hai sentito, non so se li conosci, ad esempio Falletti e Avenatti, per farti raccontare un po' della piazza, oppure hai sentito qualche informazione da qualche altro tuo connazionale, sì, oppure no? Falletti e Avenatti li conosco di giocare contro, ma no, non abbiamo relazioni perché io sono un pochino più grande di loro, allora... Non ci abbiamo mai incontrato in Uruguay, sempre giocando contro qua, no? Dopo sì, ho sentito Angiuli che è andato via questi giorni, l'ho sentito tipo 10 giorni fa, anche Tiziano che lavora con lo staff tecnico Mucciante e niente, è stato anche una spinta in più a scegliere la Ternana, ti ripeto, tantissima voglia di che inizi tutto, di accoppiarmi subito a compagni e all'idea che è il mister. Che ti ha convinto del progetto Ternana? No, primo, come ti ho detto, subito quando mi hanno detto che c'era la possibilità, ho sentito, come ti ho detto prima, Angiuli e Mucciante, dopo ho sentito un attimino anche il mister, dopo che ho parlato con lui ho deciso al 200% che volevo venire qua, no? C'avevo, come sapete voi, penso, c'avevo anche 2 richieste di Serie B, ma dopo che lo avevo dato la parola al mister... Non mi interessava nessun'altra squadra, volevo venire qua e niente, abbiamo spinto per essere qua e come ti ho detto si è sbloccato tutto e siamo qua. Qual è la tua prima impressione sui compagni e sul mister? No, bene, buono, il mister penso che sia solo con il nome, no? C'è un curriculum bellissimo anche in Serie A, no? Allora anche lui quando c'è l'estima di una persona così ti dà tanta voglia di venire subito, no? Dopo compagni, bene... Che ti posso dire, giocano tutti bene, hanno tanta voglia di fare bene e di ripartire, perché c'è una specie di rifondazione, no? Stanno a cambiare un po' la rosa e niente, siamo tutti sulla stessa strada e tutti tiriamo della stessa forma. Ti senti pronto anche a un eventuale campionato di Serie B? Sì, la Serie B quest'anno scorso ho fatto 38 partite, però come l'ho detto prima al tuo collega, sia Serie B o Lega Pro, l'approccio deve essere lo stesso. Niente, siamo preparati, ci stiamo preparando per sia fare benissimo in Serie B che anche in Lega Pro. Walter, a livello caratteriale tu sei uruguaggio, cosa ti senti di poter dare a questa squadra che comunque di uruguaiani ne ha conosciuti, molto bravi tecnicamente, a livello caratteriale insomma penso che tu sia in grado di dare molto a questa squadra. Sì, come dici te, magari... Loro avevano più qualità, no? Io magari c'ho un pochettino più di grinta, di agonismo, no? Che è la base del mio gioco, penso di essere un giocatore così, dopo non penso di essere anche scarso io con i piedi, no? Però penso che la caratteristica principale mia è il livello agonistico alto. La famosa garra, no? Bravo, come si dice, la garra charrua, no? Però niente, dai, speriamo di fare bene. Grazie, grazie mille, bocca al lupo. Grazie.